È scaduto oggi alle ore 12 il termine ultimo per la presentazione delle candidature per la nomina a presidente della provincia di Teramo. Elezioni di secondo livello in programma per domenica 29 gennaio. Tra i candidati alla carica di presidente, il primo ad aver ufficializzato la propria corsa è stato Camillo D'Angelo, sindaco di Valle Castellana. Si tratta la sua di una candidatura civica che proviene dai territori e non è espressione diretta di una forza o compagine politica. Il secondo ad aver depositato nella segreteria dell'ente tutta la documentazione necessaria è stato il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, appoggiato da Fratelli d'Italia. E infine l'ultimo candidato ufficializzato questa mattina è il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, appoggiato da Lega e Forza Italia. Ringrazio Lega e Forza Italia che hanno sostenuto, insomma, sin dall'inizio quando hanno capito qual era il mio interesse e qual era un po' quello che volevo portare avanti insieme a tanti amministratori che comunque ho potuto percepire hanno voglia di essere, ripeto, coinvolti non a giochi fatti, ma in tutta una serie di percorsi, sia nella scelta dei loro rappresentanti che in tutte le altre questioni che dovranno essere affrontate e decise. E quindi, insomma, li ringrazio particolarmente perché si sono esposti. Anche con delle conseguenze politiche al momento, però io credo che dobbiamo riportare al centro i temi della provincia di Teramo e non magari le diatribe tra i partiti che insomma interessano poco ai cittadini. Invece noi dobbiamo rendere un bel servizio ai cittadini e dobbiamo farlo attraverso, ripeto, adesso una condivisione in queste settimane degli argomenti importanti con tutti gli amministratori e per poi insomma metterci a lavorare. Possiamo dire la parola d'ordine è sinergia con tutto il territorio? Assolutamente sì, insomma, la mia candidatura nasce proprio, non so, dall'istanza di tanti sindaci dell'Unione dei Comuni, di cui sono presidente, ma di tante altre realtà. È proprio nel senso dell'unione dei territori, dalla montagna al mare, quindi cercare veramente una congiunzione di tutte quelle che sono le peculiarità della provincia di Teramo e lavoreremo tutti quanti insieme per raggiungere questi obiettivi.